Vediamo alcune differenze tra il traffico che proviene da un motore di ricerca e quello che proviene invece dai siti social, in particolare da servizi di social bookmarking, come ad esempio Ok Notizia, che in Italia è uno dei servizi capaci di dare maggiori soddisfazioni ai webmaster e di portare maggiore traffico sui vari siti web proposti, in particolare sulle news più votate, più commentate, più viste. Il traffico che proviene dai siti web, ovvero dal posizionamento, possibilmente in prima pagina, per specifiche parole chiave, ha il vantaggio di essere poi abbastanza costante nel tempo, anche se ormai Google tende a fare aggiornamenti molto frequenti dei suoi algoritmi e quindi a cambiare abbastanza spesso le carte in tavola. Tuttavia, se uno riceve, ad esempio, più o meno, non lo so, 100 o 1000 visite al giorno dai motori di ricerca, le riceverà in modo abbastanza costante nel tempo. E questo permette di dire a un webmaster, quando gli si chiede quante visite fa il tuo sito, permette di, appunto, di dare una risposta, di dire ne fa mediamente 500 al giorno, 1000 al giorno, 10.000 al mese, 30.000 al mese, eccetera. Perché c'è comunque un numero abbastanza costante di visite proveniente dai motori e provenienti da persone che cercano determinate parole chiave nei motori di ricerca. Quindi se una determinata parola chiave con cui io sono in prima pagina mi porta 100 visite al giorno, oggi magari me ne porta 100, domani 90, il giorno dopo 110, ma comunque mediamente mi porta un numero abbastanza costante nel tempo. Naturalmente posizionarsi sui motori di ricerca, posizionarsi bene in prima pagina su Google, non è semplicissimo, soprattutto per parole chiave particolarmente competitive. Siti come invece Ok Notizie permettono di inserire una news e se questa news riscuote successo, di ricevere molte visite, decine o anche centinaia di visite nel giro di pochi minuti o al massimo di qualche ora. Il vantaggio è appunto che chiunque può inserire la notizia. Bisogna avere cura di scrivere un titolo, un headline, un titolo, una breve descrizione che siano accattivanti e per il resto basta aspettare che venga votata, che venga vista, che venga visitata ed è possibile ricevere molte visite. E naturalmente però in questo caso non si tratta di visite costanti nel tempo. Se io adesso inserisco una notizia, riceverò tutte le visite su quella notizia nel giro di pochi minuti o al massimo 1 o 2 ore. Quindi il vantaggio dei motori di ricerca è senza dubbio che permettono di ricevere visite più costanti nel tempo. D'altra parte richiedono un lavoro notevole per posizionarsi, soprattutto con parole chiave competitive. Il vantaggio di siti social, in particolare dei social bookmark, in particolare di un sito come Ok Notizie, è invece quello di un'estrema velocità nell'inserire la notizia di mio interesse e nell'avere subito un riscontro di visite su quella specifica pagina. Naturalmente, per avere visite in modo costante da siti come Ok Notizie, devo inserire news in modo quotidiano, anche più volte al giorno, quindi è un lavoro continuo. Quindi, in definitiva, meglio i motori di ricerca o meglio le visite provenienti da siti social? La risposta è entrambe le cose, cioè le visite non sono mai troppe, bisogna diversificare. Bisogna puntare sul traffico proveniente da più fonti diverse e ne aggiungerei anche una terza, quindi cioè il traffico diretto. Bisogna fidelizzare l'utenza, fare in modo che i visitatori non provengano solo da link che noi proponiamo, magari sul nostro profilo Facebook, Twitter o su siti di social bookmarking, e non provenga solo dalle ricerche effettuate su Google o su altri motori, ma ci siano anche visitatori fidelizzati che conoscono il nostro sito, che vengono a visitare il nostro sito digitando direttamente l'indirizzo sul browser oppure attraverso un bookmark. Quindi bisogna invogliare le persone a salvare l'indirizzo del nostro sito, a ricordarlo, a salvarci un bookmark e a tornare spesso a frequentare le nostre pagine. Quindi direi che
Potrebbe essere una buona idea, insomma, dividere il traffico, 33% motori di ricerca, 33% traffico diretto e 33% proveniente dal lavoro che facciamo sui social network, senza esagerare, nel senso che soprattutto su Facebook, su Twitter, non dobbiamo avere dei profili dove sistematicamente segnaliamo, tutti i nostri post uno dopo l'altro, giorno dopo giorno. Sulle nostre pagine Facebook, in particolare sui nostri profili personali, sul nostro profilo Twitter, dobbiamo anche scrivere dei commenti, partecipare alle discussioni, scrivere cosa stiamo facendo, cosa pensiamo, non usarli esclusivamente per segnalare link. Quindi nella, se vogliamo chiamarla così, nella battaglia tra motori di ricerca e siti social, a vincere è il webmaster in realtà.